insieme ad Antonino De Lorenzo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come dicevamo, Praia è divisa in due parti. Da una parte bandiera blu, dall'altra parte alcuni hanno battezzato la cosiddetta bandiera nera. Che cosa sta succedendo? Quello che succede tutti gli anni. Non c'è nulla di diverso. Purtroppo molte volte si parla senza conoscere le cose, non ci sono magie, quindi voglio dire, è in chiaro il fatto che il regolamento della FE consente, in luoghi dove ci possono essere delle criticità, che per quanto mi riguarda l'affermo, e quindi sono sicuro di quello che dico, la nostra criticità non è per un chilometro e mezzo come tutti dicono, poi eventualmente parliamo anche di questo, perché è impossibile, non peraltro. No, ma sappiamo bene, ecco, purtroppo io poi la procedura. Faccio il bagnino da 30 anni, una bimba di 9 anni che fa il bagno in quel chilometro e mezzo, e quindi non credo di essere diventato pazzo a far fare mia figlia il bagno in una zona dove non si potrebbe fare o dove non si dovrebbe fare. E quindi l'altro giorno mi ha chiamato un vostro collega che è Polizzo, io ho fatto un articolo e gli ho spiegato chiaramente come può coesistere la bandiera verde con criticità. Non è una cosa che viene soltanto a preammare, uno dovrebbe conoscere il sistema FE, dovrebbe conoscere per tutto il grado di serietà della FE. Secondo quelle che sono le procedure, l'abilità poi di chi fa una domanda, piuttosto di un comune che vuole fare un percorso, è quello di cercare di trovare spazio all'interno delle procedure. Come? Con la conoscenza, con lo studio. Praia, per poter avere la bandiera di blu, ha come paese, lasciamo perdere la parte delle acque, come paese molti molti più servizi di tanti altri. Perché il deficit che ha, non potendo candidare tutto quanto il litorale, lo deve andare a recuperare con altri punteggi. Quindi è una cosa che a me mi fa sorridere quando scrivo, perché poi sono tutti quanti esperti, cioè, non ci dimentichiamo che Praia la bandiera blu del 2016. Prima del 2016 nessuno, ne sono passati amministratori locali un po' dappertutto, ne sono passate associazioni, nessuno ha mai pensato a questa cosa. Da quando è arrivata la bandiera blu si scatena l'inferno. Quindi ancora non mi è venuto il pensiero di pentirmi di aver portato questo risultato a Praia. Però certamente siamo molto bravi a non valorizzare quel poco di buono, perché non è un punto d'arrivo la bandiera blu, come la criticità che c'è, che nessuno vuole nascondere, che a 50 metri a destra e a 50 metri a sinistra del canale Fiumarella, e un'altra piccola criticità ci sta pure sul canale sotto Marlane, è una cosa abbastanza circoscritta. Una cosa che con la Regione Calabria stiamo lavorando insieme al sindaco e insieme ai tecnici comunali per cercare di correre ai ripari per una struttura che esiste, perché come per esempio se prendiamo il è troppo ampio, siccome sono tutti quanti diventati esperti, no? Vedo immagini che vanno, prendono i dati dell'ARPACAL e le immagini da portali di altri portali, o si prendono le immagini, le fonte deve essere unica. Quindi sono due fonti diverse che messe insieme secondo me non vanno bene. Semplicemente perché, a parte che noi come amministrazione comunale negli anni abbiamo fatto in quei tratti di costa e facciamo analisi continua, quindi gli Escherichia coli, gli enterococchi, che non sono dei mostri ma sono dei batteri di origine fecale che produciamo noi tecnicamente, e a contatto con l'acqua salata muoiono. Questo mostro della Fiumarella, sulla quale noi abbiamo investito, quindi non può dire che non abbiamo fatto niente, noi abbiamo investito, ma una bonifica non è una cosa automatica, perché una cosa è quando un fiume attraversa anche 20 km di terreno dove non c'è nulla. Cosa ben diversa è quando ti fa 600 metri con delle case costruite in 50 anni, quindi ci potrebbe essere tecnicamente di tutto. Noi abbiamo avuto dipendenti comunali che sono calati nel Fiumarello, ci hanno fatto tutto quello, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. E con anche l'umiltà di dire che forse qualcosa l'abbiamo sbagliata, che qualcosa sicuramente lo dobbiamo migliorare. Però abbiamo fatto, non siamo stati inermi di fronte a questo problema. Quindi a me fa sorridere l'Italia nostra che comincia a mettersi sul solito piedistallo. Noi avevamo detto, voi non avete detto niente, voi non potete dire nulla, semplicemente perché voi, come noi, non abbiamo la ricetta a questa cosa. Possiamo fare un percorso, è un percorso che, ripeto, l'amministrazione comunale sta facendo, è un percorso che è lungo, anche perché abbiamo a che fare con una normativa che è abbastanza singolare. I primi due prelievi di quest'anno sono perfetti in quell'area. Escherichia coli e enterococchi dovrebbero avere, se non sbaglio, una soglia di, facciamo finta che fosse 100, attualmente 1, quindi sono perfetti. Questo valore, anche se per tutti i 6 prelievi che vengono fatti, se tutti questi prelievi fossero perfetti, noi avremmo comunque la criticità delle acque scarse, perché la legge dice che bisogna andare a prendere i valori dell'anno precedente. Quindi
pagate le conseguenze dello scorso anno. Sì. La mia incazzatura, perché io sono un imprenditore turistico, e siccome quelli che scrivono in questo periodo non sono imprenditori turistici, forse non sono neanche imprenditori, ma non sono neanche degni, secondo me, di parlare di questo tema, dovrebbero prima di parlare conoscere il mare, conoscere tante altre cose, essere veri ambientalisti, perché secondo me lo fanno per sport probabilmente, e quindi capire bene che quando si fa uscire una notizia si va a pregiudicare quella che può essere una stagione che già da un punto di vista climatico è abbastanza fragile, perché abbiamo vissuto il peggior mese di maggio che abbiamo mai vissuto. Se questi ci mettono il carico da 90, se questi utilizzano una forza 100 quando c'è una notizia negativa e una forza 1 quando c'è qualcosa di positiva, significa essere autolesionisti. Quindi qui nessuno vuole dire che non bisogna parlare, nel modo più assoluto, anzi bisogna parlare in termini costruttivi, come sta facendo l'amministrazione comunale con l'ARPACAL e con la Regione Calabria, stesso lato del Dipartimento dell'Ambiente, per cercare di risolvere in maniera definitiva il problema, ma è una cosa lunga purtroppo. Sì, perché lì l'unica cosa che può risolvere il tutto è, secondo me, il frazionamento di quell'area. Allora, questa è quello, l'idea che è nata perché io ho partecipato... Perché poi lui, ecco, scusa se ti interrompo, sì. Il dramma è che poi voi fate le vostre analisi, sì, per attestare che il mare è pulito, sì, le acque sono balneabili. Certo, certo. Perché, come hai detto bene, queste Escherichia coli a 50 metri c'è, a 100 metri non c'è più. Ma secondo me già a 50 metri sono morti, perché secondo noi a 25-30 metri già non ci sono più. Sì, sì, sì. Poi bisogna capire, siccome noi abbiamo il fiumerello che gira un po' da una parte all'altra, quindi bisogna capire poi dove vanno a fare prima, ma questo un po', per certi versi può essere rilevante. Il problema è che questo intervento che si sta cercando di fare nasce da un'esperienza, l'esperienza che ho fatto io personalmente quando ho analizzato l'analisi delle acque del comune di Tortona, quando abbiamo fatto la prima richiesta di bandiera blu, e poi gli altri comuni, no? E poi quando cominci a fare uno studio, a me piace pure allargare la visuale, quindi conosco i dati che sono su Scalea, quelli che sono su Santa Maria, dove lì ci sono pure dei corsi d'acqua. La mia domanda è provocatoria anche agli ambientalisti: secondo voi è possibile che il punto di prelievo del fiume Noce esce eccellente e il punto di prelievo vicino alla miniera della Fiumerella c'ha questa criticità? Quindi questo perché avviene? Perché il punto di prelievo del fiume Noce viene fatto a 250 metri dalla fiume, tant'è vero che si chiama fiume Noce, 250 metri lato sinistro. Sì. Ed è normale, come giusto che sia, dal punto di prelievo alla foce c'è un divieto di balneazione permanente, cioè dici qua il bagno non te lo fare, o è meglio che non te lo fai perché ci sta una foce, quindi ci potrebbe essere un campanello d'allarme. La stessa cosa noi dovremmo fare a preammare, cioè inibire una porzione probabilmente, per salvaguardia, ma inibire non in maniera permanente, perché l'inibizione può essere temporanea per poi piano piano cercare di migliorare e eventualmente eliminarla. Però su queste cose il sindaco sta lavorando, su queste cose la gente in mezza strada parla, ma io dico parlate oppure fate qualsiasi cosa, ma cerchiamo di lavorare tutti attorno a un obiettivo. Cioè ci si scaglia subito, io ripeto, quando siamo tornati da Roma, no? Tutti quanti dice sì, bandiera blu, però non siamo senza ospedale. Io dico cerchiamo di viverceli i momenti e cerchiamo di essere asettici nelle valutazioni. L'ospedale non è la bandiera blu, l'ospedale è una cosa che serve, punto. Cioè anche se a chiunque, con chiunque parlerai, ti dirà che abbiamo serve. Bisogno dell'ospedale, okay? Certo. Invece la bandiera blu è una cosa che serve per quello che è il settore turistico. C'è stato un amministratore locale che ha fatto delle battute, delle cose su Facebook. Io l'ho risposto dicendo che, perdonami, perché ha fatto pure delle illazioni relativamente alla bandiera verde. La bandiera verde è una cosa che viene già da quando c'era l'amministrazione precedente. C'è una 2010, c'è una differenza infatti tra la bandiera blu e la bandiera verde enorme. Prima differenza, la bandiera verde ci viene assegnata, sono questo comitato di pediatri che sceglie le spiagge che secondo loro sono le migliori in Italia per quello che sono i bambini. Hanno individuato Praia, ma non l'hanno individuato quest'anno, l'hanno individuato, se non ricordo male, dal 2010, sì, quindi quando non ce l'avamo noi. Sì, nel 2010 già. Ora, che succede? Quell'amministratore, l'ex amministratore, che mi scrive, dice, allora io gli ho detto, perché critica la bandiera verde, però quando ce l'avevi tu era buona, quando ce l'abbiamo noi non è buona. Quindi
o cerchiamo di essere seri oppure facciamo altri tipi di votazione. La bandiera verde quest'anno, grazie all'assessore Ceglie, verrà presentata a Premare e verrà data a tutti quanti i comuni. Quello è un momento importante, semplicemente perché quando ci sono comuni turisticamente rilevanti che vengono nella nostra zona, quando c'è un confronto, quando ti puoi mettere a parlare con l'assessore al turismo, che ne so, del comune di Riccione piuttosto che Rimini, capisci alcune dinamiche. Sì, capisci tante dinamiche, perché quello che a noi serve e quello che ancora noi non abbiamo fatto è un bagno di umiltà, perché io vedo talmente tanti esperti in giro che delle volte veramente dico vabbè, io non sono in grado, me ne devo andare realmente. Premesso che io sono l'ultimo, è premesso che davvero non sono in grado a fare le cose, però io ho un pregio, che lo riconosco di non essere in grado. So anche dire non so una cosa quando mi viene chiesta, mi documento e ti dico, non ho paura a chiedere a qualcuno che ne sa più di me. Però mi viene da pensare che, come si chiama quello che ha inventato Facebook? Zuckerberg probabilmente doveva mettere un limite, perché non è possibile che tutti possano parlare di tutto. Io comunque sento e avverto pure nelle tue parole un po' di rabbia, anche giustamente, più che da amministratore, anche da imprenditore. Soprattutto, perché noi abbiamo, perché io l'amministratore già detto, lo faccio per fare bene alle imprese, cioè per far crescere il territorio. Quello è il mio obiettivo. La rabbia mia è che quando ci sono delle cose positive non le guardiamo. La cosa negativa, ma questa è una regola, io ho fatto la mia regola di vita professionalmente parlando. Io dico sempre che se tu a Premare, perché io abito a Premare, ho la fortuna di stare a Premare, fai 100 cose buone, non ne usa nessuno. Ne fai una malamente, certo, sono tutti. Questo tu mettilo in politica e hai un amplificatore di 6 miliardi di watt che ti fa andare ancora più veloce questa cosa. Quindi funziona così, ci mancherebbe altro. Però in tutto questo non ho visto gente che ha proposto di fare spettacoli, serate, momenti di aggregazione. E ci sta una cosa bellissima che mi hanno proposto, cioè sto avendo anche delle belle soddisfazioni, perché anche se posso sembrare un po' meno presente, sto parlando con tanta gente e stiamo facendo una serie di cose. Tra poco cominceranno a uscire, ci saranno delle cose molto belle e molto interessanti per valorizzare. Ma soprattutto, mentre questi pensano a buttare fango addosso a noi stessi, io sto cercando di pensare come fare per recuperare quel mese e mezzo che stiamo perdendo. Eh sì, perché purtroppo questo forse se ne sta parlando poco. Ma le problematiche sono quelle. Basti pensare che sulla spiaggia ci sono stabilimenti balneari che ancora non sono partiti per diverse criticità. Basti pensare, io nella mia azienda l'anno scorso c'erano già 3 ragazzi che lavoravano, quest'anno ce n'è soltanto uno. Queste sono le problematiche serie, perché queste cose poi si andranno a ripercuotere su quella che sarà l'economia locale nel prossimo inverno, perché l'economia di Premare è abbastanza fragile. Noi non siamo in Veneto, quindi una stagione balneare che va male, purtroppo, può pregiudicare tantissimo. Pregiudica un anno. Anche abbiamo poi altri esperti noi a Praia, che sono quelli che sono esperti dei concerti, perché devi sapere che da che non sapevamo che cos'era un concerto, oggi tutti quanti sono organizzatori di mega eventi. E quindi mentre io quando parlo con l'organizzatore di Giovanotti mi metto sotto un tappeto e cerco di diventare come Dumbo per cercare di sentire più cose possibili, certo, e apprendere, imparare, perché noi abbiamo la fortuna di rapportarci col top del top in Europa, che sta parlando con l'amministrazione comunale di Praia per fare questo evento, anche lì c'è qualcuno che critica la data. Quella data, perché quella data? Primo, perché non decidiamo noi quella data. Secondo, perché ci sono delle da rispettare delle regole logistiche. Non è che tu fai un concerto a Lignano Sabbia d'Oro, poi smonti un secondo una e cosa poi che vai è fatta da un'altra di 55 parte. Bilici, quindi è una cosa che è più grande del Giro d'Italia, e la viene a montare un attimino a Praia, poi facciamo una cosa, vogliamo a far Rimini, no? C'è una filosofia, no? Quindi, con una valigetta. Cioè, c'è una filosofia, e anche in quello ci vuole l'umiltà di capire. Probabilmente la prima volta lo subiamo noi l'evento, ma dipende cosa vogliamo fare. Personalmente io so che cosa ha bisogno, cioè che cosa ci vorrebbe a Praia. Lo studio da prima, ci sto lavorando da 7 anni, e oggi se uno vuole parlare del futuro di Praia, secondo Antonino De Lorenzo, io ce l'ho ben definito nella mia mente che cos'è. È normale che il pensiero di Antonino De Lorenzo non può essere, non deve essere quello di tutti. Però
o viviamo i grandi eventi con quelli che possono essere i disagi, perché il grande evento ti può portare anche dei disagi. Porterà sicuramente. Bisogna fare poi un trade-off, cercare di capire, certo, una valutazione costi-benefici. Ci conviene o non ci conviene? Se non ci conviene, torniamo a fare la sagra della melanzana, non è un problema. Certo. C'è una cosa che si può fare sotto casa. Però noi l'asticella l'abbiamo alzata, siamo partiti da fare determinate cose, siamo arrivati a fare due giri d'Italia, stiamo oggi ragionando sui concerti. Ed è una cosa che io avevo dichiarato dentro al palco quando mi sono candidato. Quindi questo si è concretizzato, una cosa che avevamo detto. Mi fanno sorridere quello che dice: sì, lui si gioca una cosa, parla di una cosa in cui non l'ha organizzata lui. Io non sono l'organizzatore di Jovanotti. Io ho potuto partecipare a creare le condizioni per. Vabbè, certo. Perché se sono poi, a Praia, in un non certo sono qual Praia. Modo voi ve ne potete, cioè, diciamo, ve ne lavate le mani, nel senso no, che c'è, non c'è, un'organizzazione. Noi possiamo essere a disposizione, c'è il sindaco che sta facendo il solito lavoro immane insieme al comandante dei vigili per quanto riguarda la parte della sicurezza. Quindi poi ci sarà un'estromissione, sì, per sì, certi versi, perché arriva la questura e quindi devono prenderlo in mano. Però sono tutti quei passaggi in cui ci vuole tanto lavoro, e lo stiamo facendo, anche perché ci sono anche delle responsabilità. Cioè, il sindaco di Praia Mare ha delle responsabilità per la sicurezza in questa fase notevoli, quindi ha una pressione non indifferente. Perciò poi, quando, e soprattutto io ricordo bene, guarda, l'anno scorso, il 4 o il 5 agosto, feci un giro per Praia di sera perché sembrava settembre, cioè la prima settimana di agosto l'anno scorso era veramente imbarazzante. Quest'anno, il 7 agosto, uno dei più autorevoli personaggi a Praia, che secondo me può parlare di turismo ed sarebbe bene pure ascoltarlo, non faccio il nome, ma ritengo che sia una persona estremamente competente, mi ha detto: io ho fatto, perdonatemi il termine, la cazzata di non aumentare i prezzi della mia struttura nella prima settimana di agosto, perché avevo dimenticato che c'era Jovanotti. Siccome avevamo già messo in vendita quella settimana, la settimana l'hanno finita in due giorni a prezzi normali, quindi non può fare ritocchi di prezzo. Ho detto: questa cosa qui, l'anno scorso io ho praticamente venduto quella settimana a ridosso di luglio, quindi questo fa capire come può esserci una leva per quanto riguarda gli spettacoli, quindi lo spettacolo inteso come grande attrattore, per cercare di riempire, certo, i periodi. Perché in una stagione che tecnicamente è fatta di un pieno di un mese, o meglio, di, cerchiamo di essere ottimisti, c'è, cioè, un pieno di due mesi, 60 giorni. Sì. Se tu 60 giorni, da 60 giorni lo fai diventare 67 giorni, cioè riempi una settimana in più, hai aumentato il tutto del 10%. E il 10% non è poco. No, indubbiamente, perché soprattutto per noi che siamo abituati invece, bravo, ai 15 giorni canonici. Noi dobbiamo ragionare sui numeri. Perché quando uno parla, dice: noi ragioniamo sui numeri, cerchiamo di capire poi veramente la nostra popolazione che cosa vuole. Perché io sto girando per gli stabilimenti balneari, per anche perché c'è uno stabilimento balneare che è quello di mio padre, quindi giro uffici per cercare di pigliare i pareri, quello che serve, quello che ogni imprenditore dovrebbe fare, quindi né più né meno. Dove vai, si sente parlare di premare per questo evento di Jovanotti. Quindi questa secondo me è una cosa molto importante, semplicemente perché io, che ho la fortuna di conoscere queste dinamiche, perché ho tanti amici che ci lavorano, tanti amici che abbiamo portato anche a Praia. L'anno scorso al Praia Acoustic Fest abbiamo portato, tra gli altri, Massimo Varini, che avanti ieri sera suonava all'Arena di Verona, insieme a Federico Poggipollini, che suonava avanti ieri all'Arena di Verona, e a Ivano Zanotti, che suonava insieme a Ligabue all'Arena di Verona. Insomma, quindi non erano gli ultimi arrivati. Non sono gli ultimi arrivati. Però quella sera, ricordo, quando suonava Poggipollini, molti sono stati a vedere i Collage, un gruppo che non sapevo neanche che esisteva, e però c'era questo gruppo degli anni 50, 60, 40, 30, non so di che cos'è. Delle volte, per dire che anche se le cose vengono fatte, sono piccole, probabilmente non può anche non essere nelle tue corde, no? È un cantante che non ti piace. Però io vorrei, pretenderei le critiche dopo che hai partecipato. Tu vieni, guardi, poi critichi. Ma la tua critica deve essere un'alternativa. Certo. Okay, non ci deve essere una cosa fatta tanto per, perché sennò non serve a nulla. Questo, io parlo con tutti, io parlo con, certo, maggioranza, opposizione, amici, nemici, mi fermo a parlare con tutti. Delle volte vengo pure accusato perché parlo troppo con le persone, che è una cosa che a me purtroppo sarà un difetto, ma ritengo che la politica si faccia in mezzo alla strada. Beh, certo. Il fatto è questo, però, che per poter capire determinate cose devi parlare con la gente, devi studiare tanto e devi guardare tanto quello che avviene anche in altre località. Io credo di aver fatto un percorso che si sta concretizzando.
Non so questo percorso quando mi porterà lontano o quando si fermerà, perché poi il tutto viene mosso all'entusiasmo. Delle volte per ravvivare l'entusiasmo, vabbè, poi tanto ce ne vuole. Vedremo nel 2022, voglio nel dire. 2022, ma è lontano, ci dobbiamo arrivare al 2022. Comunque ci dobbiamo ravvivare giorno per giorno e cercare sempre obiettivi nuovi, perché sennò, almeno io sono fatto così, io vivo di obiettivi e vivo di adrenalina giornaliera come ognuno di noi. Poi forse essendo un imprenditore è quello che ci muove, no? Però è importante che questi obiettivi siano continui, che siano conseguenziali. È importante pure che poi oggettivamente ci sia il favor di quella che è la gente, perché tu puoi essere nella tua attività, puoi fare quello che vuoi. Io parlo della parte politica. In politica, se non c'è il favor della gente che comunque ti segue, che ritiene che stai facendo delle cose buone, allora a quel punto devi tirare i remi in barca. Sapete che c'è, io ho dato grazie perché mi avete dato la possibilità di rappresentarvi e quindi poi tornare a fare altro, perché poi personalmente il grande Dio ho tante proposte, ho tante cose da fare, quindi non ho necessità di fare politica, anzi, certo. Sarebbe la prima che sarebbe contenta sarebbe mia moglie e mia figlia, che almeno mi avrebbero preoccupato.